avevamo proposto un po' questa partita come un esempio di quello che potremmo trovare in playoff, cioè molte partite fuori casa contro avversari forti, su campi con una grande atmosfera, stasera è stato così, e quindi ancora più credo di soddisfazione per i giocatori aver vinto, considerando che siamo stati avanti dall'inizio alla fine, abbiamo resistito a un paio di rientri molto seri dei nostri avversari, che sono una squadra organizzata e talento, soprattutto fisicamente, credo che a volte avevamo una posizione del campo, una posizione delle 5 nella quale avevamo un vantaggio di statura, questo si è notato sicuramente a rimbalzo, soprattutto nel terzo quarto, però in generale abbiamo avuto una buona distribuzione del gioco, abbiamo attaccato esattamente dove volevamo, sapevamo dove andare dentro, dove andare fuori, i giocatori sono molto lucidi anche nel passare la palla ai compagni liberi. Probabilmente possiamo migliorare ancora su questo aspetto, soprattutto il quarto quarto, da questo punto di vista qui non è stato così lucido, abbiamo affrontato qualche tiro, abbiamo preso dei tiri su pressione quando potevamo creare per gli altri, però la nostra difesa ha tenuto, non c'è dubbio che qualunque lettura seria sia della nostra stagione che della nostra squadra passa per la valutazione del nostro rendimento difensivo. Positiva che ci rinforza nelle scelte che stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare. Massimo. Ma non è solo una questione di uomini, è una questione di filosofia, di linea da seguire, poi chiaramente una volta marcata una linea, marcate delle regole, chi ci si adegua e chi le segue con impegno, con sforzo, ha naturalmente più possibilità di giocare, più possibilità di giocare di più. Quindi la questione è soprattutto l'idea di sforzarsi in difesa, prima di tutto sul 1 contro 1, che è stata una nostra carenza in molte occasioni, di mettere assieme i nostri meccanismi difensivi di intensità, un'energia forte a tutti i giocatori e da lì poi naturalmente di giocare poi anche in attacco con altruismo e generosità. Queste sono le linee, ripeto, non è una questione di a priori decidere chi vorrà seguirlo o no, è una questione di stabilire come si giocherà e poi il mio auspicio è che tutti possano farlo, possano seguire questa linea e che io abbia diciamo, l'imbarazzo della scelta e che invece la scelta non sia dettata da una differenza troppo grande e, da questo punto di vista nel rendimento fra giocatori. Cosa chiedo scusa per il ruolo in fondo con un top, solo due minacce. Ma senz'altro oggi con la testa ci si è stati per 40 minuti, sì, abbiamo avuto qualche sbandamento, però non decisivo e non definitivo e non prolungato. Non c'è dubbio che il nostro problema è stato proprio il fatto di perdere per circostanze della partita, offensive, difensive, fischi, cose che succedevano, la giusta concentrazione e la giusta linea di giocare assieme e di sforzarsi dietro. Questo è stato un problema che ci ha costato partite, è stato partite punto a punto, ci è costato break dentro le partite. Oggi, ripeto, abbiamo contenuto questi momenti di calo, di concentrazione, la concentrazione è stata mediamente alta e senz'altro anche
la fiducia e la personalità per prendere i temi cui ti riferivi è un fatto da segnalare, perché abbiamo bisogno che si palleggi un pochino meno e che si prendano tiri aperti un pochino di più. Altra cosa sulla quale forse non abbiamo capito bene, che il problema nostro a volte è l'eccesso del palleggio, non l'eccesso del tiro, anzi dovremmo riuscire a muovere ancora più velocemente la palla, a tirare i tiri aperti con ancora più rapidità quando si presentano, perché la nostra forza fisica, quando si può, oggi magari ci siamo riusciti in qualche posizione, però deve sempre costringere la difesa avversaria a chiudersi. Difficile che uno contro uno in tutte le posizioni riescano a fermarci. Poi quando la difesa si chiude bisogna passare la palla fuori, cosa che tanto facciamo ogni tanto no. E quando si passa la palla fuori bisogna tirare con fiducia, cosa che ogni tanto facciamo, ogni tanto invece no. Quando lo faremo con continuità, senz'altro avremo fatto un altro passo avanti. Signor Tricosi? Ok. Posso continuare? Grazie mille.